incendiaria gettata in chiesa è accaduto nella chiesa di San Donato. Fortunatamente le fiamme sono state subito spente. I carabinieri hanno fermato una donna. 13 spacciatori arrestati nella Pineta di Ponente, operazione dei carabinieri contro il fenomeno dello spaccio di stupefacenti a Viareggio. Tantissimi giovani tra i consumatori provenienti da tutta la Toscana. Concessioni balneari ancora in alto mare. Solo il PDL sembra appoggiare la norma che avrebbe permesso di aggirare la famigerata Bolkestein, il parere dei balneari versiliesi. L'opera secondo i ragazzi al Teatro del Giglio debutta Lucca Junior Opera, coro, corpo di ballo e orchestra composti da alunni delle scuole lucchesi. Lo sport affari spenti verso il Palazzolo, lucchese alla ricerca della massima concentrazione per la gara interna contro i bresciani. Auta, Liboni e Tarantino, Casapieri in dubbio, ma Pagliuca vuole una sollecita riscossa. Parata di stelle in piscina, al Mussi Lombardi Fegnano, non solo la Pellegrini e Magnini, ma anche tanti azzurri e un vicecampione olimpico. Attesa per Diletta Carli e l'organizzatore Crisci polemizza. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano l'attentato incendiario che c'è stato alla chiesa di San Donato a Lucca. Una donna ha gettato appunto una bottiglia incendiaria all'interno della chiesa e poi è fuggita. Fortunatamente l'incendio è stato subito spento, non ci sono stati feriti né gravi danni e dopo poche ore i carabinieri hanno sottoposto a fermo una donna di San Macario, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti. Vediamo il servizio. Attentato incendiario contro la chiesa di San Donato a Lucca. A compierlo, secondo le testimonianze, è stata una donna che ha gettato una bottiglia Molotov all'interno della chiesa. I carabinieri avrebbero già fermato una pensionata di San Macario e stanno verificando la sua posizione. Il fatto è avvenuto a metà mattina. Una donna parcheggia sul sagrato, scende dall'auto e getta una bottiglia incendiaria dentro la chiesa. Il portone è aperto perché sono in corso le pulizie, anche se in quel momento dentro non c'è nessuno. Poi la donna risale subito in auto e scappa, pensando di non essere stata vista da nessuno. Alla scena invece assiste un passante che fa in tempo ad annotare la targa dell'auto e dà subito l'allarme. Accorrono le parrocchiane che, dopo aver finito le pulizie in chiesa, si erano spostate in canonica. Le donne riescono a spengere l'incendio prima che le fiamme arrivino alle panche di legno. Abbiamo pulito la chiesa come facciamo normalmente, poi eravamo in sagrestia, stavamo per andare via. A un certo punto si è entrato un signore, ha detto un fuoco, hanno tirato qualcosa di incendiario. Allora siamo venuti qua di volata e c'erano le fiamme alte. Abbiamo spento e poi si è chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco. Speriamo più che altro che non abbia annerito la chiesa e abbiamo l'organo che abbiamo rifatto tuttora di nuovo da poco. Sul posto intervengono i vigili del fuoco che si dovranno impegnare soprattutto a liberare la chiesa dal fumo con un aspiratore ed i carabinieri di San Concordio e del radiomobile guidati dal capitano Lorenzo Angioni. Sulla base di quanto indicato dalle testimonianze, i militari nel giro di poche ore sono risaliti ad una pensionata di San Macario sulla quale sono in corso accertamenti. Ancora non chiariti i motivi del gesto, inspiegabili anche per il parroco Monsignor Mauro Viani, accorso sul posto poco dopo il fatto. Le altre notizie di cronaca. La polizia di Lucca ha arrestato ieri pomeriggio un quarantenne della Repubblica Ceca ricercato dall'Interpol per una serie di truffe. È stato un arresto impegnativo. L'uomo, sotto falsa identità, aveva aperto a Lucca, nel quartiere di Sant'Anna, un negozio di infissi. Quando ha visto arrivare gli agenti, ha fatto finta di sottoporsi ai controlli, poi improvvisamente è scappato. È partita la caccia all'uomo e il quarantenne è stato individuato poche ore dopo sulle colline di Chiatri, dove la polizia, per facilitare le ricerche, ha fatto arrivare anche l'elicottero di stanza a Firenze. Alla fine l'uomo è stato catturato. Sempre ieri, altro movimentato episodio, stavolta all'ospedale Campo di Marte, dove un ricoverato nel reparto di ortopedia, un signore di Bologna, ha minacciato di gettarsi da una finestra del quarto piano. Tre infermiere e il poliziotto del posto fisso, dopo una lunga trattativa, sono riusciti a dissuaderlo dalle sue intenzioni. L'uomo, una volta calmato, è stato ricoverato in psichiatria.
Andiamo a Viareggio, sempre per la cronaca. Un'operazione dei carabinieri mette in luce ancora una volta la situazione di degrado della pineta di Ponente. Ben 13 spacciatori arrestati che rifornivano di droga tantissimi giovani provenienti da tutta la Toscana. Si è conclusa giovedì mattina un'indagine della compagnia dei carabinieri di Viareggio che ha portato all'arresto per spaccio nella pineta di Ponente 13 cittadini di nazionalità marocchina. L'operazione era cominciata nel giugno scorso con il nome di Bike, dal fatto che gli spacciatori si spostavano in pineta in bicicletta. In seguito alla denuncia di una cittadina che aveva segnalato un intenso traffico di spaccio in pineta, l'indagine è proseguita con intercettazioni telefoniche, appostamenti, riprese. L'operazione Insider ha portato all'arresto dei 13 cittadini marocchini che contattavano anche direttamente i loro clienti, molti dei quali giovani di Viareggio, Livorno, La Spezia, Pisa. In due anni si calcola che il giro di droga nella pineta di Viareggio è stato di 10 kg di cocaina e 30 di hashish. Nel corso degli arresti sono stati sequestrati anche 23.000 euro in contanti e complessivamente 1 kg di hashish e 60 grammi di cocaina. Per il reato di spaccio i carabinieri della compagnia di Viareggio hanno arrestato dall'inizio dell'anno 86 persone, di cui 39 in flagranza di reato. È stato confermato lo stanziamento di 80 milioni di euro da destinare al primo lotto della circonvallazione di Lucca, ovvero gli assi viari. Lo stanziamento rientra tra quelli riguardanti la regione toscana che sono stati oggetto di un incontro al Ministero delle Infrastrutture a Roma, incontro al quale hanno partecipato tra gli altri il presidente della regione Enrico Rossi, l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e il sottosegretario Erasmo D'Angelis. Proprio il sottosegretario D'Angelis ha detto che è interesse del governo riaprire prima possibile tutti i cantieri della Toscana, compresi quelli per infrastrutture ferroviarie e autostradali di carattere nazionale ancora bloccati. Torniamo in Versilia perché c'è preoccupazione tra i gestori degli stabilimenti balneari per il rischio di revoca dell'emendamento presentato dal governo per aggirare la direttiva Bolkestein e vendere i terreni degli stabilimenti. Da luoghi di riposo e di relax, gli arenili della nostra penisola stanno diventando sempre di più campi di battaglia per schermaglie politiche e amministrative. Per tentare di aggirare la ormai famigerata direttiva Bolkestein, che imporrebbe allo Stato di procedere ad aste europee per le concessioni degli stabilimenti balneari, una delle soluzioni proposte era la vendita agli attuali concessionari della parte demaniale su cui sorgono gli stabilimenti balneari. E proprio in questa direzione andava l'emendamento alla legge di stabilità proposto da alcuni parlamentari di PD e PDL. Se non che a seguito di pressioni interne al partito, i firmatari PD hanno ritirato i loro nominativi, con il rischio che di fatto l'emendamento venga rigettato e la posizione delle concessioni balneari ritorni nelle mani delle decisioni di Bruxelles. Ma qual è la posizione della categoria e quali rischi a cui va incontro? Lo abbiamo chiesto al presidente nazionale dell'Associazione Imprese Balneari, Vincenzo Lardinelli. Ma noi eravamo estremamente favorevoli a questo emendamento doppio PD-PDL che ora è diventato soltanto PDL. Noi crediamo che questa sia la soluzione definitiva che possa risolvere il problema delle nostre aziende e quello su cui ci siamo basati con un lavoro nostro e un lavoro anche dei partiti. Qual è il rischio se non dovesse andare in porto? Che ritorna il caos come prima, nessuno nel nostro mondo ha la certezza di cosa succede di qui a un paio di anni, tutti sono bloccati sia negli investimenti ma anche nel mantenere le assunzioni di personale. Ma in Versilia la categoria mette in guardia su un ulteriore pericolo a cui andrebbero i proprietari degli stabilimenti balneari anche qualora potessero acquistare la parte edificata dei loro stabilimenti. Sì, il rischio è quello che ora si sta parlando delle aree dove insistono le strutture, gabine, manufatti eccetera. Rimane poi l'incognita della parte invece a mare, quella dove ci sono gli ombrelloni, che su quell'area lì non è detto che debba essere riassegnata agli attuali concessionari. Quindi il rischio potrebbe essere che quella parte lì che sta, diciamo, dove ci sono gli ombrelloni eccetera, potrebbe essere assegnata anche a qualcun altro. La speranza dei balneari è che il governo possa tornare ad una concessione di lungo termine, così come auspicato nei giorni scorsi dal presidente della regione Enrico Rossi.
Sempre in Versilia, il comune di Forte dei Marmi vuole acquisire dallo Stato il viale a mare. Il sindaco Umberto Buratti si è recato a Roma per esaminare insieme ai vertici del demanio marittimo le modalità dell'operazione, resa possibile dal cosiddetto decreto del fare, che dà la possibilità ai comuni di acquisire gratuitamente beni statali. Una notizia da Capannori: c'è stato finalmente l'atteso incontro tra il Comitato per lo spostamento dell'antenna della telefonia di Marlia e il sindaco di Capannori, Giorgio Del Ghingaro. Il Comitato ha chiesto di avviare un percorso per individuare siti alternativi a quello dello stadio di Marlia e il sindaco, si legge in una nota del Comune, ha dato piena disponibilità al confronto e alla condivisione della scelta. Torniamo a Lucca perché debutta al Teatro del Giglio una produzione di opera lirica realizzata con gli studenti delle scuole lucchesi. Lo spettacolo C'era una volta Re Tuono al Teatro del Giglio venerdì 15 novembre segna il debutto della Lucca Junior Opera, cioè un coro e un corpo di ballo composti da bambini tra i 9 e gli 11 anni e un'orchestra formata da ragazzi tra i 13 e i 18 anni. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le scuole lucchesi e con il sostegno della Fondazione Banca del Monte e dell'Oleificio Rocchi, è stata presentata al Giglio dalla vicepresidente del teatro Linda Severi, dal direttore artistico Aldo Tarabella, dal sindaco Tambellini e dall'assessore Vietina, da Ilaria Maffei della Fondazione BML e da Mario Rocchi dell'omonimo Oleificio. La preparazione del coro e del corpo di ballo è stata curata dalle professoresse Nicoletta Fiori ed Elisabetta Fiorini, con un corso che si è svolto presso la scuola media Leonardo da Vinci. L'orchestra, diretta da Rossella Isola, è formata invece da studenti delle scuole medie e degli istituti comprensivi Lucca 1 e 2, del liceo Passaglia e dell'istituto Boccherini. Grazie al progetto, i circa 60 alunni coinvolti hanno potuto sperimentare il percorso che porta alla realizzazione di uno spettacolo teatrale, una vera e propria opera lirica, che andrà in scena la mattina per le scuole e la sera per tutto il pubblico lucchese. Prima di chiudere vi ricordo che da domani 15 novembre torna in vigore l'ordinanza che prevede l'obbligo di catene a bordo degli autoveicoli o di pneumatici da neve montati su tutte le strade provinciali e regionali sopra i 200 metri sul livello del mare. Il provvedimento, peraltro previsto dalle normative del nuovo codice della strada, rimarrà in vigore fino al 15 aprile del 2014. È tutto per la prima parte del TG, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.